abbiamo sempre molto di gente, non c'è niente di male. Appena possiamo, stiamo con le bambine, anche questo va bene, no? Litighiamo quasi mai. Anzi, quando litighiamo lo facciamo col massimo del buon senso, con ragionevolezza. E allora? Allora arriviamo sempre a un giusto compromesso. E allora va tutto per il meglio, mi pare. Come no, è perfetto. È terribile. È tutta colpa delle nostre care mammine. Bisognerebbe assoldare un killer e ammazzarle. Ah sì? Guarda, mi sembri matura per telefonare a tua madre. Ma non avevi detto di telefonare tutto? No, no, amore mio, tua madre chiami tu. Io ti do tutto il mio sostegno morale, ti sto vicino, vedrai. Va bene. Io senti come mi batte il cuore. Ma guarda che è scritto anche nella Bibbia, eh. Che cosa c'è scritto nella Bibbia? Abbandonerai il padre e la madre. C'è scritto così? Più o meno. Allora telefono. Comincia la grande rivoluzione. Non risponde, siamo salvi. Pronto? Risponde, siamo rovinati. Buongiorno, signorina Alma, c'è la mamma? Ah, c'è, sì, me la può passare? Sì, signorina Alma, volevo sapere, come va il suo ginocchio, va meglio? Ah, va peggio? E i dottori che dicono? Che bisogna tenersi il ginocchio? Ma che razza di medici? Sì, sì, grazie. Pronto, mamma, come va? Mi fa piacere. Papà? È già uscito? Ah, sì, sì, me l'aveva detto, doveva andare in campagna. Ma tu l'hai lasciato andare solo? Ah, c'è Daniel con lui. Meno male. Senti, mamma, ti telefonavo? Sì. Ti chiamavo per dirti che... Sì. Volevo dirti che... Sì... Oh, davvero, mamma? Mi dispiace moltissimo. Sì, mamma, come hai fatto a indovinare? No, è solo che volevamo rimanere domenica a casa tranquilli con le bambine, ecco tutto. No, mamma, non dobbiamo andare da nessuna parte. Era solo che Johan voleva... Le bambine... Io... Noi non vogliamo venire domenica a pranzo, mamma.